data 8 giugno a pugno chiuso si è tenuta l'assemblea di bilancio Conad. Il gruppo chiude il 2018 con risultati positivi e un giro d'affari di 1,2 miliardi di euro. La cooperativa si conferma leader di mercato in Abruzzo e cresce del 15,5% rispetto all'anno precedente. Il risultato che abbiamo ottenuto in un anno difficile per l'economia e le famiglie conferma le buone potenzialità di investimento e la validità del nostro modello imprenditoriale, fa notare il direttore generale Antonio Di Ferdinando. Cresciamo su solide basi e con buone prospettive di sviluppo. I punti di vendita fini per oggetto dell'operazione conclusa a fine 2018 sono una buona occasione per valorizzare la presenza della cooperativa nella provincia di Macerata in Abruzzo, garantendo ai soci una crescita imprenditoriale anche nel format ipermercato e ai piccoli produttori locali uno sbocco nei mercati della grande distribuzione, sottolinea ancora Di Ferdinando. Alla base qualità, convenienza ed efficienza sono i capisaldi di ognuno dei 410 punti vendita che operano in varie regioni della costa adriatica. 259 soci imprenditori e 5.792 i collaboratori tra sede centrale e rete di vendita, 617 in più rispetto al 2017. Nel 2018 Conad Adriatico ha tutelato il potere d'acquisto con una serie continua di iniziative che spaziano dai prodotti e servizi, tante le buone pratiche messe in campo, dai prezzi più convenienti possibili senza rinunciare alla qualità, ai prodotti a marchio e da iniziative quali basse e fissi, dai carburanti ai farmaci da banco e senza ricetta medica, alla spesa per i libri scolastici e ai prodotti assicurativi. Servizi che nel complesso hanno assicurato ai clienti un risparmio di 22,5 milioni di euro nel corso del 2018. Protagonista è la marca Conad, con un trend in costante crescita che l'ha portata a raggiungere una quota di mercato del 26,6% nel largo consumo confezionato, ben 6,5 punti percentuali al di sopra della media italiana. L'offerta della cooperativa si sviluppa anche attraverso il rapporto con 843 produttori locali, con i quali ha sviluppato nel 2018 un fatturato di 271,5 milioni di euro, generando un valore che non è solamente economico, ma anche sociale, con importanti ricadute a livello occupazionale e di indotto, valorizzando al contempo tante produzioni tipiche locali. Io credo che questo bilancio sia molto significativo, soprattutto perché è stato redatto in un momento, con un quadro macroeconomico non molto sereno, non così rilassante come il posto in cui viviamo. È un bilancio però che questo risultato esprime non un numero fine a se stesso, ma il risultato di una strategia di impresa, la strategia di impresa Conad, che opera per essere sempre più competitivi in un mercato in continua evoluzione, ma soprattutto opera per raggiungere la sua distintività, che è poi l'elemento essenziale per fare in modo che le nostre realtà siano sempre più condivise e sempre più ricercate dai nostri clienti. È bello considerare i nostri punti di vendita luoghi di destinazione dove il cliente oggi vuole andare a fare la spesa e non deve andare a fare la spesa. E vivere un punto di vendita significa far vivere al cliente un'esperienza, cioè coinvolgerlo nei processi di acquisto, renderli protagonisti delle nostre iniziative è fondamentale. Quando il cliente si sente coinvolto, quando si sente emotivamente partecipi di questa grande realtà, allora è certamente sicuro che noi instaureremo con lui un rapporto di fiducia, perché un rapporto di fiducia si crea non nel tempo ma nella profondità della relazione. Coinvolgere il cliente è molto importante, soprattutto adesso che il commercio online comincia a farsi sentire. Per quest'anno si stima, sono dati del Politecnico di Milano, nel 2019 che toccherà in acquisti online 31 miliardi e mezzo e il food and grocery, che ci riguarda in modo più da vicino, arriverà a 19 miliardi con un incremento molto elevato e anche altri settori. Quindi essere molto competitivi, ma soprattutto distintivi, è il modo e il successo per fare in modo che questi clienti appunto ci seguano e i nostri luoghi, vengono chiamati così adesso i punti di vendita, siano un luogo di destinazione dove vogliono davvero fare la spesa, non devono fare la spesa. Crescita soprattutto in Abruzzo, dove sono in funzione 140 punti vendita che hanno sviluppato nel corso del 2018 un giro d'affari di 559 milioni di euro, più del 7,1% rispetto all'anno precedente. Per l'anno in corso lo sviluppo prevede il passaggio di insegne da Iper a Conad Iper, due supermercati Conad e quattro nuovi discount, oltre all'apertura di un distributore di carburanti a Montesilvano, sviluppo che potrebbe inglobare anche la catena Auchan, argomento sul quale il direttore generale mantiene un basso profilo. Ma in Abruzzo di espansione e di crescita ce ne possono essere due occasioni, nel senso di non di nuovi negozi. Noi siamo veramente in
col nostro pensiero non in linea con l'apertura di nuovi punti vendita, ce ne sono anche troppi, ce ne sono. E quindi il nostro programma prevede in Abruzzo soprattutto trasferimento e ampliamento dei punti vendita esistenti, quindi per essere chiari, un punto vendita di 500 metri che oggi non ha più la possibilità di avere tutto l'assortimento Conad, non risponde più alle nuove esigenze dei clienti, il poterlo trasferire su una struttura più moderna, con parcheggio e con 1000 metri quadrati d'area vendita, sicuramente è un obiettivo che percorriamo con forza, perché questo significa adeguare i nostri punti vendita alle nuove necessità e alle esigenze dei clienti. A proposito di espansione, se le dico Auchan, cosa mi sa dire con certezza? Guardi, sui giornali si è scritto molto, siamo molto attenti su questa operazione. Aspettiamo un attimo l'agenzia, voglio dire, dell'antitrust e cosa ci dice da questo punto di vista. Sicuramente in Abruzzo avremo dei problemi, nel senso che la quota di mercato di Conad Adriatico in Abruzzo è altissima, è oltre il 25%, per cui incorriamo, voglio dire, nella possibilità di non poter prendere nella nostra organizzazione alcuni punti vendita di Auchan. Il rischio è molto forte. Tra le varie novità presentate in assemblea di bilancio, l'abolizione della plastica ai fini dell'ecosostenibilità e la realizzazione di un'app che consentirà di fare acquisti direttamente da casa. Queste le principali innovazioni di cui Conad sarà il promotore, con un occhio di riguardo in più sul fronte ambientale, grazie a un piano di realizzazione di edifici a basso impatto e l'utilizzo di energie rinnovabili, dai punti di vendita a ridotto consumo energetico all'utilizzo di materiali di consumo da materie prime compatibili, dalla logistica integrata alla scelta di sviluppare prodotti sfusi e privi di imballo, dallo smaltimento differenziato dei rifiuti alle campagne di sensibilizzazione verso i consumatori. In quest'ottica di cooperazione e condivisione abbiamo realizzato e dato vita ad alcuni progetti che erano rimasti un po' nel cassetto, che ci stanno dando oggi ottimi risultati sia in termini commerciali ma soprattutto in termini di immagine e condivisione. Da qui voglio riportare alcuni esempi. Innanzitutto la spesa online a domicilio. Prima il nostro presidente Concetta Moretti parlava dei numeri della spesa a domicilio e della spesa online. Beh, noi da circa un anno e mezzo abbiamo realizzato con un'azienda in outsourcing una piccola app, voglio chiamarla così, laddove i clienti hanno la possibilità di ricevere a casa la spesa o anche all'ufficio durante le ore di lavoro, senza neanche visitarci, ma semplicemente telefonando o scaricando appunto questa applicazione. Senza alcun costo, se lo scontrino non supera i 50 euro. Inoltre, sempre nell'ottica della cooperazione dei nostri clienti, soprattutto interagendo con loro, per alcune associazioni, ONLUS, quindi portatori di handicap e anziani over 70, la consegna la facciamo gratis già con uno scontrino di almeno 25 euro. Aggiungo due numeri, attualmente lo scontrino medio per i clienti online è di 58 euro, scontrino medio, e l'incidenza promozionale non supera il 3%. Tra l'altro, ad oggi, molte delle richieste ricevute e condivise riguardano in special modo l'eliminazione del più possibile di plastica monouso. Noi tutti ci stiamo adoperando per limitare al massimo l'utilizzo, ma è necessario che Conad intervenga ancora di più nel reperire referenze plastic free e materiali di economato ecocompatibili. E nell'ottica ambientale, in collaborazione con l'ufficio tecnico della cooperativa, abbiamo comunque installato qualche mese fa una prima colonnina per ricarica auto elettriche, altra richiesta avuta in modo importante dalle istituzioni comunali. Sì, c'è un'app che abbiamo creato ormai da circa un anno e mezzo, dove il cliente ha la possibilità di scaricarsi l'app, che si chiama Conad Montesilvano, fare la spesa e farsi recapitare a casa, in ufficio, sul luogo di lavoro, senza alcuna difficoltà. In quest'app può scegliere i prodotti, può ordinarli. Sicuramente la cosa più bella è poter avere la spesa quando e come vuoi, in qualsiasi orario. C'è un discorso anche di contatto con i miei capi reparto, con i miei addetti in punto vendita, i miei collaboratori, perché nel caso ci sono richieste particolari cerchiamo di accogliere al massimo il servizio al cliente. E intanto collaboriamo tantissimo con le scuole perché riteniamo che siano poi insomma gli adulti del futuro, ragazzi. Abbiamo diverse attività, l'ultima fatta è quella, il progetto Riciclo e Guadagno. Tutti i clienti possono venire nel punto vendita di Via Verrotti, il più grande, anche con 5 bottiglie di plastica alla volta, sia da un litro che da un litro e mezzo, da mezzo litro, riciclare queste bottiglie, metterle in una macchina che ricicla le bottiglie, riceveranno uno sconto di 50 centesimi da poter spendere acquistando 10 euro di prodotti a marchio Conad.
Porto il marchio Conad perché noi ci crediamo che siano prodotti salubri, con ottima convenienza e una grandissima qualità, quindi per noi anche questo motivo di vanto. Quale riscontro avete avuto sulla partecipazione? Veramente diciamo che siamo stati un po' stupiti su questa cosa, perché abbiamo pianificato un numero di bottiglie, attualmente siamo al doppio. Infatti diciamo l'azienda, che la voglio nominare, si chiama Happy Bottle, che è una startup di un ragazzo di Montesilvano, Mattia Presutti. Avevamo installato una macchina da circa 800 bottiglie al giorno. Effettivamente le stiamo superando, quindi probabilmente una cosa dovremmo un po' fare più grande. Quindi noto che c'è un'attenzione fortissima all'ecologia, e noi come Conad, se siamo vicini al territorio, è anche giusto lavorare su questo item. Sviluppo e innovazione sì, ma anche tematiche sociali che vanno al di là di semplici numeri di pura economia. D'altronde lo slogan Conad è proprio questo: persone oltre le cose. Ed allora, in memoria dei 10 anni dal sisma aquilano, il socio dell'Aquila, Angelo Liberati, ci ha tenuto a ricordare quel tragico momento dove il marchio Conad Adriatico è stato l'unico in grado di offrire servizio alla comunità colpita, mettendo a disposizione il proprio punto vendita con beni di prima necessità e non solo. Eravamo presenti nel 2009 con due punti vendita, il mio nell'immediato centro storico e l'Iper nella zona ovest. Io dico che con una ineguagliabile solidarietà da parte della nostra cooperativa, dei colleghi e del nostro soprattutto buon di Ferdinando, in prima persona, riuscimmo a riaprire i nostri negozi dopo solo 60 ore dal terribile evento. Naturalmente, con tutto quello che portava il caso, cioè trovare i nostri collaboratori che arrivavano al punto vendita, molti già erano andati al mare per forza di cose, gli stessi trasportatori, tutti quelli che praticamente noi avevamo, perché pure non è che si trovava il pane, i fornai, però noi dovevamo fare servizio alla città. Ed Conad è stata l'unica in quelle 60 ore che ha dato questo servizio. Abbiamo avuto anche ringraziamenti da parte della prefettura, questo lo tengo a dire, che abbiamo dato un servizio veramente non solo alla città, ma a tutto quello che era il contesto. E non si può immaginare se non si vive in prima, scusate la emozione, come un evento così catastrofico possa sconvolgere non solo la vita familiare, ma anche quella del tessuto socio-economico e sociale. La fatica di poter dire più momenti. Io ricordo il nostro supermercato che aprimmo in tre, con tutte le porte di sicurezza aperte, e la mattina si presentavano, innanzitutto fui preso dai carabinieri perché non si poteva camminare, quindi mi chiamò il sindaco, la mattina mi disse disse che dovevamo aprire il negozio perché era l'unico in piedi, e siccome l'autostrada non si poteva circolare, quindi feci tutte le capannelle, che era un percorso, voglio dire, di ore. Arrivati sul lato, vicino all'ingresso dell'Aquila, c'erano tutti i carabinieri che mi presero e mi portavano appunto vendere in quel mercato. E la cosa più, oltre a vedere tutte queste macerie, la cosa che mi colpì di più non era tanto le scosse di terremoto che avevamo in continuazione, perché comunque essendo una struttura nuova, antisismica e così via, se sentivamo prima il boato,
e poi la struttura che ballava, che essendo antisismica e così via, fortunatamente progettata bene, e il ballare durava un sacco di tempo. Dice, ma si ferma una riva l'altra, e quindi tutti con gli occhi, voglio dire, sull'uscita e via dicendo. E poi l'altra cosa veramente che mi ha colpito, che mi è rimasto, voglio dire, nell'immagine, è che i primi due giorni abbiamo venduto gratis, cioè nel senso non abbiamo fatto una lira, nel senso che si presentavano le persone in pantofole, in pigiama, e avevano bisogno di mutande, di cannocchiere, avevano bisogno di bacinelli di plastica e non avevano i soldi, perché il portafoglio non ce l'avevano. E quindi abbiamo detto, prendete e poi quando potete ci venite a pagare. Allora quell'anno lì di Peraquila ci fu una differenza inventariale di 280.000 euro. Allora io non dico che sono tutti del terremoto, ma il 90% sono il nostro contributo sicuramente che abbiamo dato insieme alla città. Noi siamo riusciti a costituire, io dico perché sono promotore delle attività proprio commerciali dell'Aquila, costituire un consorzio per fare delle attività. Ma se noi abbiamo dei numeri, vi dico, noi avevamo quasi 1000 attività produttive nel centro storico. Sono state riaperte 124 attività. Il tessuto sociale è un po' duro a ripartire.